Secondo lei il governo come sta affrontando l'emergenza immigrati in Italia? Ha ritardato i provvedimenti, insomma, non è che si sta comportando tanto bene, perché anche quelli hanno diritto, no, di una piccola attenzione. Ma io penso abbastanza bene, però ci sono una serie di problemi perché gli sbarchi continuano sempre, quindi la situazione diventerà sicuramente incontrollabile. Dico, non penso che si risolverà presto. Quindi. Secondo lei dovrebbero essere distribuiti sul territorio italiano rispetto invece a come si sta facendo ora, soprattutto nelle regioni del sud? Beh, mi sembra più che naturale, dico. Non so perché ci sia questa differenza, magari sono tutte distribuite nelle regioni meridionali, quanto a nord non ce n'è quasi, non accolgono nessuno. In quest'ultimo periodo diciamo che si sta comportando bene, si sta dando da fare. In un primo momento no. A Manduria si dice che gli immigrati devono essere distribuiti su tutto il territorio italiano e non solo nelle regioni del sud, questo per evitare l'emergenza. D'accordo in pieno. Beh, come la sta affrontando? Lei non la vede, non sente i telegiornali, non guarda la televisione? Secondo il suo parere? Uno schifo. Che cosa c'è che non va secondo voi? Beh, guarda, quello che non va innanzitutto è che il sud non è il serbatoio dell'Italia, no? Tutti i problemi che ci sono nel nostro paese ce li scaricano qua da noi. Noi non abbiamo sia la ricchezza sia i mezzi per poterlo affrontare. Tant'è vero che l'onorevole Mantovano si è dato le dimissioni. Però le dico una cosa, sulle dimissioni di Mantovano l'hanno appoggiato altri segretari che erano tutti del nord, gli altri nostri non hanno aderito, non hanno fatto niente, in poche parole. Noi vogliamo delle persone che poi effettivamente quando ci servono non ci sono. Che le regioni del nord sono fasciste, leghisti. Un pensiero sull'emergenza immigrati, non so, la sta gestendo bene il governo secondo voi? Guardi, preferibile non parlare. Ragazzi, buonasera. Secondo voi il governo italiano come sta affrontando l'emergenza immigrati in Italia? Secondo me il governo italiano è molto impegnato su altri fronti e quindi l'emergenza in Italia la sta un po' trascurando. Quindi se vogliamo prendere in esame il presidente Berlusconi. Però per quello che può fare, però ripeto, sta andando su altri fronti, ecco, impegnato su altro. La sta affrontando? Non penso. Li ha messi tutti a Manduria e poi li ha lasciati liberi di sfuggire, penso, no? Credo abbia fatto così. Ma credo di sì, abbastanza bene. Credo, poi non è che sono tanto informato su questo campo, però credo che sta affrontando abbastanza bene. Il fatto che siano distribuiti soltanto in alcune regioni, soprattutto nel sud? Questo è meno bene sicuramente, perché comunque nel sud già abbiamo i problemi nostri, quindi sarebbe meglio portare un poco più verso il nord. Non fa parte del nostro modo di pensare italiano, dico. L'ospitalità vera e propria penso si sia persa, no? Memoria corta degli italiani che naturalmente si scordano che certe cose sono state fatte per loro non meno di 50 anni fa, 60 anni più o meno. Quindi hanno questo modo di ragionare, tipo io sapevo a Ori stavano facendo le ronde, no? Dei pubblici, dei ronde, dei cittadini, qualcosa del genere, delle cose assurde, che cosa sono?